Angeli così si muore, cioè, io l'ho detto all'inizio, perché Bruno è anglo-sabaudo e quindi è perfettamente, perfettamente sempre in orario. Allora, che dire, Bruno, c'è qualcuno che conosce Bruno? No, qualcuno che non sa chi è Bruno? Se qualcuno non sa chi è Bruno, gli diamo subito un cioccolatino. Vediamo se... Ah, no, 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 questo è un... Poi la domanda alla signora la possiamo fare? Com'è? Domande alla signora? Domande alla signora? Sì, sì, io anzi, se ha delle domande da fare alla signora, la signora tanto rimane qui, non la mandiamo via, però se ha domande da fare alla signora sono non ammesse, lecite, gradite, vediamo. Sì. Non so se arriva fino lì, Mi ricorda molto il film Cioccolato, la Vinoche. Sì, allora, la domanda. Ho visto il film, il cioccolato ha ispirato tantissimi autori, tantissimi film, abbiamo poi visto La fabbrica di cioccolato anche a dicembre, che è uscito per una terza edizione, eccetera. Sì, ci può essere qualche tratto comune, però perché c'è questa storia di donna che tra l'altro ha un'impresa, eccetera. Io qua ho voluto cercare di dare una risposta in positiva, di allargare l'orizzonte appunto quando ci sono quelle storie dove sembra che ci sia tutto e solo nero, e quindi volevo raccontare questo nero che in realtà è un colore nuovo e non è il colore della fine. Anzi, io vi auguro, quando mangerete i cremini o comunque mangerete del cioccolato, è inevitabile che i denti si macchino, no? E quindi in realtà ci rubino un pezzo di sorriso, perché abbiamo 32 denti e magari per metà se ne vanno via. Ho chiesto proprio anche a Tiziano Riverso di rappresentare questo furto di denti dopo aver mangiato il cioccolato. Però appunto i denti si colorano, ma forse è un sorriso che esprime una felicità un po' godereccia, ma soprattutto bella, pulita, direi forte e contagiosa. Perché secondo me la cosa più bella è quando questo cioccolato in qualche modo diventa un gesto e un delibare condiviso. Grazie comunque per la domanda. Allora, mi piace perché insisti con delibare, ma io ero molto con... No, allora, il verbo vero, perché è corretto, è quello degustare. Voi sapete qual è il contrario del verbo degustare? Il contrario di degustare, qual è? Il contrario del verbo degustare è abbuffarsi. È abbuffarsi, perché degustare vuol dire appunto gustare, abbuffarsi vuol dire prestare attenzione alla cosa. Quindi quando tu hai detto che andavamo a fare la degustazione di cioccolatino, era appunto quello di immaginare questo. Ora però abbiamo detto 17:15, puntuali, precisi, con Bruno Gambarotta. Allora, salvo signore che ha detto che non ti conosce, ma perché lo diceva solo perché voleva un cioccolatino in premio, andiamo a parlare con Bruno del suo libro Fuori Programma. Fuori Programma è un libro che Bruno ha scritto e che il riferimento è sostanzialmente alle sue memorie della RAI. Il libro è uscito l'anno scorso, ma è un libro che rimane di grande attualità, perché voi sapete quanti anni ha fatto la RAI quest'anno? La TV, scusate. 70, perché la televisione nasce nel 1954. 3 gennaio del 1954 nasce la televisione e quindi fa 70 anni. E devo dire, Bruno è già qualche anno che ormai gli ultimi libri li ha pubblicati sempre con la casa editrice Manni sono degli... una casa editrice molto interessante, anche perché tu sei uno degli autori principali loro, ma loro sono persone molto attente anche nel curare la pubblicazione, attenzione nella scelta del catalogo, e hai pubblicato tanti libri, poi alla fine mi sembra che hai ceduto alle pressioni di Manni che ti ha detto sei stato tanti anni in Rai, c'è il compleanno della televisione che arriva e quindi perché non scrivere qualcosa. Bruno, che in questo è molto piemontese, astigiano, indico lui perché sono stati compagni di scuola ad Asti, e quindi il piemontese è sempre piuttosto restio a pubblicità, sono sempre molto modesti, molto
riservati. No? Piemontesi, quando fanno le ville sulla collina di Torino, chiedono all'architetto di metterle in modo che nessuno le veda. La casa è così. Invece i milanesi, quando fanno la casa con l'architetto, chiedono all'architetto di mettere la piscina in posizione che tutti la vedano. E lì c'è questa grande differenza. Ecco, Bruno come autore, proprio un autore se vogliamo molto piemontese, quindi lui, avendo vissuto moltissimi anni in Rai, ha frequentato personaggi televisivi che sono, come dire, molto, molto conosciuti, molto famosi, e sei sempre stato, come dire, restivo a fare questo libro. Quindi dobbiamo dare il primo applauso a Manni, perché Manni è riuscito a convincerti a fare un libro in cui parli di queste esperienze. Allora, Bruno, da dove vogliamo partire per dare... Allora, ovviamente lui racconta la sua esperienza in Rai, ed è un'esperienza piuttosto lunga. Ci sono tantissimi capitoli e quindi potremo andare a scegliere con Bruno qualche suggestione. Bruno, da dove partiamo? Partiamo da quando sei entrato in Rai, di come sei entrato in Rai? Lo vogliamo raccontare oppure... Dimmi tu, eh? Andiamo. L'abbiamo presentato talmente tante volte che andiamo sempre a braccio. E... Grazie, sono molto fiero della mia torinesità, della mia piemontesità, perché ci tengo molto, voglio dire, che è un editore meridionale ma è una brava persona. Quando ero ragazzo che lì alle Napoli ma le bravo, il ma avversativo dicevo. Sono di Lecce, sono ospitalissimi, generosi, mi hanno quasi costretto a scrivere queste storie quando andavo a trovarli a Lecce, quando ci vediamo a Milano al Salone del Libro. No, sono storie raccontate molte volte, loro mi... Io ho avuto una storia complicata, nel senso che sono entrato in Rai a 25 anni come camera, ma poi facendo esami interni sono diventato funzionario, poi sono diventato programmista, poi organizzatore di produzione, poi a 50 anni un'avventura di fantastico che dovevo fare, di cui dovevo fare solo il produttore, in Celentano ha voluto mettermi in scena facendo da spalla, e questa cosa mi ha, dalla sera alla mattina, ha generato molta visibilità, ovviamente, mi ha cambiato la vita. Quindi ho raccontato questa storia, ci tengo molto a dire che non si parla né di soldi né di storie di sesso, perché quelle me le sono tenute per me. Perché io, per me è proprio un problema molto, molto etico. Io sono venuta trattando per decenni di questioni di contratti, di compensi, discutendo e tutta la parte, facendo il produttore esecutivo, quindi ricevendo dalla RAI dei mandati per produrre i programmi, ho trattato molte volte storie di soldi e molte volte sono diventato confidente di storie di storie complicate, di tradimenti, di doppi. C'è stato un periodo in cui molti registi di cinema che io presentavo avevano due famiglie, facevano due cene di Natale, facevano una vita. E una famiglia sapeva dell'altra, ma faceva tutti non sapere. In epoca pre-divorzio. Vabbè, tutto questo non c'è assolutamente niente. C'era un racconto. Io per fino a 50 anni ho avuto la fortuna di essere invisibile. L'invisibile è quella figura che non si fa notare. L'invisibile è l'autista, il cameriere, il tecnico, quello che tiene i fili, quello che carica l'obiettivo, quello che... Perché è invisibile? Perché le persone importanti con cui hai a che fare parlano liberamente fra di loro, non pensano, tu sei lì per fare il tuo lavoro, non è che sia zittissimo. Cioè, voglio dire, a un tavolo di ristorante dove mangiano personaggi di primo livello, non è che smettono di parlare perché il cameriere sta servendo a tavolo, portando via i piatti. Non pensano che quella persona ha delle orecchie, magari quello è uno che conosce quattro lingue, ha due lauree e quindi è in grado di capire cosa state dicendo, però è così. Per me è stata una grande fortuna, perché ho potuto frequentare personaggi di primo livello senza che se ne accorgesse. È stato una settimana in casa di Simenone, so bene anche. Poi alla fine mi ha regalato un libro perché ha scoperto e quindi per me io racconto queste storie. Come se avessi vissuto, e la cosa che ci tengo molto a dirlo, è che sono sempre stato non sulla
sulla sala comando, come se la fosse una grande nave, mai sul ponte di comando, ma sempre nella sala macchina, sempre quello che avevo il carico di portare in porto delle imprese, ma non tanto sui contenuti, quanto proprio sul fatto di riuscire a fare. Questo ti dà una visione delle cose che a me è piaciuto molto. Poi racconto storie varie, racconto i miei debutti da cameraman, è stato con Arturo Benedetti Michelangelo, che non voleva, che si è fatto convincere a farsi riprendere in uno studio televisivo. È stata la prima e unica volta che si è fatto riprendere non in una sala concerti o in auditorio, ma in uno studio. Non ho mai più ripetuto questa esperienza. C'è un'enorme attesa, perché il più grande direttore della RAI ci convocò, eravamo in tanti negli studi allora. Fate conto, la TV di allora era una TV di cavi, di pittori, molto faticosa, telecamere grandi come degli armadi, si accendevano 3 ore prima, era molto macchinoso. E quindi... A proposito di questo, volendo raccontare un episodio da invisibile, tu da invisibile hai incrociato anche il Papa. Hai voglia di raccontare questo episodio che tu citi nel libro, che è questo, insomma, perché Bruno, insomma, va detto, come persona invisibile è entrato in contatto con persone importantissime. In questo caso, questa esperienza, vogliamo, mi sembra una storia simpatica. Sì, grazie, perché in realtà vi ricordate Papa Montini, Paolo VI? Paolo VI andò in Terra Santa. Alla fine dell'anno 1963, era Natale 63, a cavallo tra il Natale, Capodanno e l'Epifania, era un fatto storico. Nessun Papa era mai salito su un aereo, era salito da cardinale, ma da Papa no, non era mai stato in missione all'estero. Nessun Papa moderno era mai stato in Terra Santa. Quindi la RAI si sentì, come dire, quasi provocata da questo evento, bisognava farlo sapere in tutto il mondo. Non era facile, perché fate conto, non c'era il cellulare, non c'era il wifi. C'era, noi abbiamo fatto una diretta che in realtà non era una diretta. Fate conto che noi eravamo, io ero nella parte giordana, sono partito con 2 passaporti, uno israeliano e uno giordano, poi quando a Roma hanno deciso che io facevo parte della squadra che sarebbe stato in Giordania, quello israeliano se ne sono preso. Non c'era ancora stata la guerra dei 6 giorni, quindi tutta la zona lì da parte santo, il quartiere santo di Gerusalemme, era tutto in mano giordana. Insomma, la RAI, non succedeva questo, noi facciamo le riprese del Papa e venivano registrate su una bobina Ampex. L'Ampex era il primo videoregistratore, il nastro era alto 2 pollici, un pollice 2 cm 54 mm, quindi il nastro era alto 5 cm 8 mm, un'ora era una bobina nuova. Queste bobine registrate venivano caricate su una macchina della polizia giordana, portate con la sirena fino all'aeroporto di Amman, c'era un aereo dell'aeronautica militare con il motore acceso, caricate sull'aereo, l'aereo partiva, atterrava a Ciampino. Un'auto della polizia prendeva in carico questa bobina e con le sirene arrivava via Trullata, la bobina veniva caricata e finalmente mandata in onda. Quindi quella che per gli spettatori era una diretta, no, era una differita tecnicamente. Cioè vedevano cose in diretta che erano avvenute 3 o 4 ore prima. Questo per dire la complessità. A me racconto una cosa che se la racconto un ragazzo non ci crede. Allora, in quegli anni, i grandi inviati dei quotidiani nelle varie zone, quando arrivavano in un posto, la prima preoccupazione era cercare un telefono. Non c'erano i cellulari. Cioè tu puoi scrivere il più bello articolo del mondo, ma se poi non trovi il modo di telefonarlo al giornale. Nel giornale c'erano i dimafonisti, erano delle persone chiuse in cabina che con le cuffie e stenografavano. Il giornalista, tu dettavi l'articolo con la punteggiatura, capo, punto, virgola, punto interrogativo, loro lo registravano ma intanto lo trascrivevano. Il grande Dino Buzzati, uno degli inviati al Corriere della Sera, lì dove ero io, ad Amman, poi racconta il primo servizio che fa non è sul Papa, è sulla sua disperata bisogno, tentativo di trovare un telefono.
vuol dire in primo paese arabo, capito? Non è che tu lo capisci dappertutto. E questa era questa vicenda. Quindi eravamo molto, ci sentivamo in prima linea in qualche modo. Io facevo il cameraman, ero l'ultimo arrivato della squadra, quindi come sempre mi toccavano i compiti meno impegnativi, quindi io ero lì, ero davanti alla porta di Damasco, la Damascus Gate, in cima a un trabattello che riprendeva l'arrivo, le partenze, ma i miei colleghi erano quelli proprio più vicini, se non che quando alla sera del 5 di gennaio, in chiusura di questa giornata di impegni papali, è previsto l'incontro del Papa con Atenagora, che era il Papa degli Ortodossi, e alla delegazione apostolica di Gerusalemme, che in cima al monte, dove c'è anche l'orto di Getsemani, un posto bellissimo, tra l'altro. Era prevista alle 5, se non che nel corso della giornata c'era stato un cumulo di ritardi, e quindi alla fine avviene alle 21, ma il problema è che noi dovevamo, finite le riprese, smontare tutto, caricare sul camion e andare a Betlemme, che sono circa 30 km da Gerusalemme, e nella Basilica della Natività montare il tutto, perché il Papa alle 8 del mattino del 6 diceva messa e poi ripartiva per l'Italia, quindi quella messa andava ripresa. Non c'era tempo, c'era un nervosismo pazzesco. Finito l'incontro, di corsa a smontare, così di corsa che qualcuno dimentica un obiettivo, uno zoom da 2-8 pollici, grande come una scatola di scala, per terra, smonta la telecamera, smonta le luci, porta via tutto e rimane lì. In una stanza dove era avvenuto l'incontro Papa Atenagora. Naturalmente cosa succede? Io, il capo tecnico, si guarda in giro e dice a me, vai tu a prendere. Come fai a dirgli di no? Sono la matricola del gruppo. Solo che entro e faccio per entrare, c'è questa porta, c'è una tenda, faccio per entrare e il Papa era seduto, che stava mangiando, gli stavano portando le lenzuole, gli stavano dando del risotto alla milanese. L'ho riconosciuto perché era giallo. Non è che io gli ho detto santità cosa mangi, no, l'ho capito da solo. Lui era di Brescia, quindi ho pensato a parte gli avrei detto, se ero in confidenza, santità mangia il couscous, cioè voglio dire, e l'ABC del viaggiatore è mangiare una roba del posto dove ti trovi. Se vuoi mangiare il risotto del Menegio te lo vai mangiare a casa tua a Brescia. Comunque lui aveva già una certa età, non osavo dirlo. Comunque non oso entrare, aspetto, dico finirà di mangiare. Se non che da fuori sento questo Remo Caneva, il mio capo, che dice, dove hai finito il Gambarotto, quel disgraziato? Quando c'è bisogno di lui sparisce. Se non salta fuori fra 10 minuti andiamo via, lo lasciamo lì. Oh, da più. Io sono spostato la tenda e lui ha smesso di mangiare. Con la forchetta mi ha guardato e negli occhi gli ho letto proprio, ma cosa deve ancora succedere? Io ho detto, ma no, niente, santità, lo zoom. E lui non è che mi ha chiesto lo zoom, io ero pronto a spiegarglielo, voglio dire, da 2-8 pollici, il diaframma, la sensibilità, poi io sono tecnicamente ero preparato. No, non aveva nessuna curiosità, è rimasto lì. E allora, cosa fai? Gli ho indicato, poi mi sono chinato, l'ho preso e ho detto, adesso cosa faccio? Come faccio a uscire? Gli do le spalle. In Rai qualcuno mi ha spiegato come si esce da una stanza dove c'è un Papa, no? E quindi sono uscito rinculando, pensando, e se adesso mi dice vuole favorire, cosa dico? E invece no, non ha detto niente. Poteva dire alla suora, porti un piatto, una forchetta, glielo diamo un posto ragazzo, che magari avesse avuto un cremino in tasca, gli ho detto, santità, gradisce un cremino. Non c'è. E quindi ho raccontato un po' questa storia. Comunque ogni tanto qualcuno mi chiede se ho nostalgia, no. Adesso combinazione, sto lavorando di nuovo in Rai come consulente storico, perché stanno girando a Torino un film in 2 puntate sulla vita di Mai Bongiorno è nato anche lui come me il 26 maggio, solo che lui ha compiuto 100 anni e io qualcuno di meno, comunque purtroppo lui non c'è più. Allora abbiamo rifatto gli studi come allora. Abbiamo rifatto lo studio di Lascio Raddoppia, quello di Rischia Tutto, e la sala del Cardinale di Sanremo. Io ho dato il tuo libro,
lui ha scritto un libro bellissimo sulla storia del Festival di Sanremo nei primi 26 anni, quando era girato lì nel Casinò, nel teatro del Casinò, e grazie al libro suo abbiamo ricostruito questo evento che abbiamo rifatto la sera di Tenco, con una imprecisione storica, peraltro, che non, abbiamo girato, hanno girato la scena di lui, di Mike che va nell'albergo, si affaccia, invece non è vero niente. Lui ha dormito, l'ha saputo la mattina dopo, che Tenco si era suicidato. E la cosa divertente è stata che io sono stato considerato, avessi saputo che tanti anni dopo mi avrebbero chiesto di fare lo storico, avrei mentalmente fotografato il posto dove era, invece non era. Poi è divertente perché abbiamo ricostruito al teatro Vittoria di Torino la sala del Casinò, e mi fanno andare all'alba, perché mentre stanno allestendo tutto, che io perché se vedo qualcosa che non va, gli devo dire no, guarda, su giù. Arrivo e vedo che stanno piazzando tutto, poi davanti al palco, cioè vedo tutta la cosa lì, poi dico, beh certo, lì ci sarà poi tutta una cascata di fiori, no? Perché poi me lo ricordavo. E se i fiori, abbiamo finito i soldi, il produttore, sai com'è? Allora mi chiamate a fare. Poi c'era la telecamera, dico no, questa la devi tirare indietro perché qui c'è l'orchestra. Ma non so se te l'hanno detto, ma l'orchestra non può esserci perché no, i soldi non sono finiti. Io, cosa mi chiamate a fare? Scusa. Perché tu eri economico. No, perché mi pagano anche, non è che lo faccio gratis. E mi sono tuffato in quel mondo meraviglioso che per me è una vita stupenda. Io non andavo mai volentieri in vacanza. Non ho mai fatto un giorno di malattia, andavo a lavorare con 38 di febbre perché mi piaceva troppo stare lì e stare a casa. E pensate che la fortuna è stata di fare il lavoro che ti piace. E quindi è come fare il degustatore di cremini. E così. Quindi. Poi la cosa però che mi dispiace più è la mensa Rai di Torino, che allora era fantastica. Che era ancora Torino, in realtà è una città militare, no? Era nata, i Savoia erano una dinastia militare, Torino era un'immensa caserma, non c'era la cittadella, poi purtroppo l'hanno smantellato un po', insomma la Fiat è stata possibile grazie al fatto che era nata Torino, questa mentalità da soldatini, obbedienti, precisi, puntuali, che fanno il compito. A me la mensa Rai era così, era una mensa militare, una regola severissima, pagavi una cifra fissa, forse erano 300 o 400 lire allora, e avevi diritto a un primo, un secondo, basta. E poi non è che ci sarà, a Roma c'era una scelta immensa, no, lì c'erano 4 primi, 4 secondi, 4 punti. Quindi paghi e prendi, scegli un primo, un secondo. Il problema è nato quando nessuno dei primi ti piaceva. Allora l'intolleranza alimentare era da poco finita la guerra, l'intolleranza alimentare non c'era. E allora, però potevi dire no, come faccio? E poi quella cifra la pagavi. Allora abbiamo fatto una vertenza sindacale, abbiamo fatto una battaglia molto dura per ottenere che al posto del primo uno potesse prendere un altro contorno. Quindi diventava il secondo contorno perché il primo contorno andava col secondo, giusto? C'è il secondo e il suo contorno istituzionale e poi un altro contorno che andava prima, ma si chiamava contorno. Poi anche l'altra vertenza era nata col secondo, perché ci sono dei secondi che sono troppo, io ho diritto di prendere metà, ma se ne pago un intero perché devo pagare un intero per avere solo metà? Quindi si è aperta una bella vertenza, perché è nata sul tema delle polpette antiuomo, detto anche misterioso, non si è mai saputo cosa c'era sotto dentro. Ancora adesso non è mai, è uno dei grandi misteri della scienza. E hanno fatto tesi di laurea su quello, hanno fatto dei congressi. Comunque era duro, perché ancora un po' una polpetta ce la facevi. Già l'assicurazione non copriva la seconda polpetta. Se la mangiavi era un buon rischio. Allora abbiamo ottenuto che al posto di una polpetta andasse un contorno, che diventava il terzo contorno, perché il primo andava col secondo, il secondo al posto del primo,
e il terzo ha posto il primo mezzo secondo, ma se il primo mezzo secondo ha diritto a diventare un contorno, sia pure un terzo contorno, anche il secondo mezzo secondo volendo può essere un contorno, sia pure il quarto, mi spiego? Poi le polpette sono emigrate, sono diventate, era il collega romano, è tornato, era in trasferta a Torino, è andato a Roma, a Sassaruba, ha detto a Torino ci sono alla messa, le polpette meravigliose, ne ha portate su qualcuno, hanno tentato di farle, però sempre con lo stesso rischio e pericolo e a un certo punto a Sassarubra, che è lo studio dove fanno i telegiornali, è andato a benedirlo Giovanni Paolo II, il Papa Wojtyla, Papa Polk, passato davanti alla mensa, c'era un vassoio con una pila enorme di polpette, si è illuminato, oh, le polpette, noi polacchi facciamo follie per le polpette. Santità, prego, calma, noi polacchi, adesso ha voluto assaggiare, non sono riuscito a distrarlo, lui si è avvicinato, ne hanno trattenuto il fiato, lui ne ha mangiata una e è rimasto così, buone, posso prendere un'altra, santità, no, una prego, due, tre, cioè, quattro, non gli è successo niente. Adesso, dove Sua Santità ha mangiato le polpette, c'è la statua della Madonna di Lui. Sì, perché è praticamente l'hanno fatto santo. Sai, quando fanno santo c'è la causa della beatificazione. E uno dei motivi è sopravvissuto a quattro polpette. E quindi sono un santo. Sì, sì. Io dico la verità, Allora, dovete sapere che Bruno, anche dopo che è andato in pensione, aveva perso il diritto ad accedere alla messa Rai, ma in realtà gli hanno dato il privilegio anche del pensionato di continuare ad andare, perché lui faceva l'assistenza alla cassa, perché era l'unico che conosceva il regolamento sul primo. È vero, no, Bruno? Perché nessuno riusciva a interpretare e capire se sostituivi il primo con un secondo sempre, prendevi mezzo coso, giusto? È vero, è come avere un'onorificenza. Poi hanno fatto fuori, c'era un gestore di Alto Pascio. C'è stato un periodo in cui a Torino tutte le trattorie erano di persone che venivano da Alto Pascio. È una cucina toscana sanissima, mi manca molto, pazienza. E poi racconto un po' di storie mie. Ci sono stati momenti in cui ho avuto la fortuna di poter indossare una divisa, a me le divise piacciono molto. Per un film di Comencini intitolato Volte d'Eugenio ho fatto la parte del maresciallo dei Carabinieri. Facevo il maresciallo dei Carabinieri a cui veniva denunciato la fuga di questo ragazzo. Era una bella divisa, ma vera, eh. Giravamo la stazione. In un posto che era la redazione di Lotta Continua era diventata la sede di Carambo. E io a un certo punto fare l'attore al cinema è una lunga attesa, no? Ti metti lì, ti metti la divisa, poi aspetti che ti chiami. Io volevo prendere un caffè, attraversato la strada, non lo sapevo che se hai una divisa vera non puoi esibirla perché non è un reato, no? Io non lo sapevo. Vado al bar, prendo un caffè, poi vado alla cassa, ora sì, mi sono stupito, ma come? Adesso facciamo pagare i marescialli dei Carabinieri? Che caramba, da quel lato rimano giù tranquilli. Quindi, caso di offrire un caffè al Carabiniere, perché tanto comunque lui ce l'ha trattato. Però poi ho avuto una grande stagione con Nanni Loi quando abbiamo fatto il viaggio in seconda classe. Quindi è stato... E poi lo racconto, sì, perché Nanni Loi gli abbiamo proposto di rifare il Specchio Segreto. Lui ha rilanciato, ha detto lo faccio, ma lo voglio fare su un treno. Abbiamo attrezzato un vagone di seconda classe, abbiamo fatto il giro, tre volte il giro di tutti i binari italiani e facciamo delle provocazioni. Avevamo installato su due scompartimenti che avevamo chiusi con dei compensati e dentro c'era l'operatore, il fonico, che ogni scompartimento poteva riprenderlo a destra o a sinistra. I vetri erano semi trasparenti, i microfoni nascosti nel poggiatesta, quindi era tutta una paradigma complicata. C'era una troupe, quelli che entravano il treno era
nel deposito, si saliva lì all'alba per mettersi a posto. I tecnici, operatori, fonici chiusi nello scompartimento non li vedeva nessuno, quindi erano vestiti normali. Noi della troupe però, aiutanti vari, io capitanti di tutta la spedizione, avevamo una divisa. Io avevo la divisa da capotreno di prima classe, bellissima, una divisa color carta da zucchero, pantaloni, giacca, camicia, cravatta, molto bello. Ma lì non puoi esserlo veramente, cioè, non puoi fingere di essere. Puoi fingere di essere, ma devi avere qualcosa di diverso. I Ferrovieri Veri avevano un monogramma, FS. E quando abbiamo fatto la prima riunione, allora per FS abbiamo deciso che noi sulla divisa avevamo un monogramma FZ, tra una S e una Z, però bastava. E uno della troupe, mi ricordo, uno dei macchinisti, quello che indossavano anche loro la divisa, sia pure da ferroviere semplice, perché io ero il capotreno, sia chiaro. E chiede a Nanni, ma se qualcuno ci chiede FZ? E Nanni dice, dite Ferrovie dello Zambia. E la cosa è stata, io personalmente posso testimoniare che una volta nel corridoio uno che aveva l'occhio lungo ha detto, cos'è FZ? Dico, Ferrovie dello Zambia. E quello dice, ah beh, sì. Come dire, normali, uno scambio di colleghi, noi andiamo in Zambia e loro vengono qui, ci diamo una mano. E poi abbiamo, io avevo il compito di scendere dal treno quando la persona intercettata che aveva partecipato alla provocazione scendeva, io lo seguivo, gli mettevo una mano sulla spalla, lui si girava e mi vedeva nella mia maestosa divisa. Subito si allarmava, come se aveva paura di aver commesso qualcosa. Io dicevo, no, guardi, non si preoccupi, deve solo firmarmi la liberatoria, perché può darsi che lei sia stato ripreso, stanno facendo un documentario sui treni, però sa come sono gli operatori, magari lei si è cascato per sbaglio, allora se mi dà i documenti, prendo i dati e mi firma la liberatoria. Ah sì, sì, sembrano quasi sollevati, potevo vendere le tre cani a rati. Però non ci ho pensato dopo, allora. Però qualche volta non firmavano. Siamo andati una volta mentre andavamo da Trapani a Palermo, Anania voleva provocare il gallismo dei siciliani. Avevamo degli attori che lavoravano per noi, una era Anna Altomare, una giovanissima attrice, sembrava un'indossatrice, alta, bella, molto magra, filiforme, stupendo. E questa ragazza entrava e saliva sul treno, era la nostra l'esca per provocare la reazione, arrivava con una grande valigia rigida, ma portandola così, era una valigia vuota, la portava in questo modo, poi la posava nel corridoio, nello scompartimento, apre la porta. Lì ci sono due giovanotti, due belli aiutanti, stile Bagnino, senza tatuaggi, allora i tatuaggi erano sui detenuti. E apre la porta e dice, scusi, c'è mica un posto, figurati. Poi saltano in su, prego, sì, un secondo. Lei sale, si siede, sta dalle spalle al finestrino in modo che loro per parlare danno a loro volta le spalle al corridoio. E intanto noi, io il capo macchinista, facendo il passo del leopardo sul pavimento per non farci riconoscere, quindi immaginatevi gli altri viaggiatori che vengono il capotreno che va avanti così, abbiamo sfilato la valigia, l'abbiamo aperta e l'abbiamo riempita di blocchi di cemento, poi l'abbiamo chiusa, l'abbiamo spinta lì e quando io mi sono rialzato, sono andato a controllare i biglietti facendo finta di essere il capotreno perché se fossero scesi due minuti dopo ero inutile fare la provocazione, ho fatto il segno a lei che poteva cominciare, lei ha detto, oh, ho dimenticato la valigia in corridoio, si alza per andarla a prendere, ma uno dei due ovviamente fa il cavaliere, no? va lì e non riesce neanche a staccarlo da terra, fa così, guarda la mano, guarda la valigia, guarda la ragazza, perché due minuti prima lei è arrivata portando la scuola. Non si rende conto, allora è in gioco la sua dignità. Allora la prende con due mani, ma anche lì non ce la fa. Allora entra in gioco l'altro, perché è in gioco a questo punto l'onore dei maschi siciliani.
e con quattro mani la sollevano lentissimamente e poi se la tengono sopra la testa e non riescono a buttarla sulla rete. Quindi ci sono questi due, che questa valigia che fa così, la ragazza che sa benissimo che l'alce del cemento che ci ritira coi piedi così, io il capo macchinista che diciamo ci facciamo il segno della croce, se cade su un piede ce ne facciamo per sempre, perché naturalmente come fai a giustificare questa cosa? Finalmente buttano la valigia sulla rete, poi stramazzano uno di qua e l'altro di là. E poi uno dei due finalmente riesce a prendere fiato e dice: ma signorina, ma cosa c'è in quella valigia? E lei con un filino di voce: dei libri. E l'altro fa: ma che minchia di libri! Dopodiché, quando vado a dirgli: guardate che era tutto uno scherzo, abbiamo giocato, sono scesi subito. Sono scesi dal treno, non ci hanno menato per poco, perché non dovevano scendere lì, hanno anticipato, aspettavano il treno dopo piuttosto che. E quello, se non c'è la liberatoria, non lo puoi dire. Quello, quindi, no, purtroppo è una scena della mia vita. Altri casi in cui avevamo la liberatoria, ma succedeva che c'erano problemi proprio di censura. Per esempio, combinazione, eravamo ancora una volta in Sicilia, al tennisetta, Nanni Loi voleva, dopo finite le riprese, uscendo dal treno andavamo in albergo, fai la doccia, ti cambi, poi si andava a cena. Prima di cena voleva vedere con me il telegiornale, però i televisori allora non c'erano nelle stanze degli alberghi, erano solo nella hall. Quindi siamo nella hall, siamo arrivati al resto della truppa, guardiamo il telegiornale, la prima notizia del telegiornale è: la Fiat ha venduto il 10% delle azioni alla Libia di Gheddafi. Cioè non è un paese democratico, è la Libia, che è un dittatore, quindi è una notizia clamorosa, la Fiat ha bisogno di soldi. E a Nani è venuto subito un'idea, perché vedete la creatività del vero artista. Avevamo un altro attore che si chiamava Pier Francesco Poggi, che aveva un costume da arabo. Anche lì adesso facessimo quelle robe lì, adesso saremmo lapidati, però allora si poteva fare. Pier Francesco Poggi faceva questa scena, entrava in uno scompartimento quando c'era un posto libero, vestito da arabo, faceva segno se poteva sedersi, lo facevano accomodare. Lui entrava, posava una valigetta, micro valigia sulla rete, dopo due minuti che era seduto squillava una sveglia, una sveglia di quelle grosse. Lui si alzava, apriva la valigia, spegneva la sveglia, tirava fuori un tappetino da preghiera e lo stendeva sul pavimento dello scompartimento. Proprio era fatto apposta per coprire esattamente quel pavimento. Quindi gli altri viaggiatori dovevano tenere i piedi sollevati. Lui si inginocchiava e pregava verso il finestrino, come se il finestrino fosse stato la mente. Pregava in un arabo inventato, pensa a te. E questi viaggiatori con i piedi tirati su erano imbarazzati, no? E lui spiava se c'era qualcuno che aveva un mezzo sorriso, come dire, ma di imbarazzo. Lui si bloccava e diceva: tu ridere, io pregare, e quei verbi all'infinito, no? Io pregare, tu ridere. E l'altro spaventato diceva: no, io non ridere. E tu come? Anch'io pregare. E tu come pregare? E allora dice: io pregare Padre nostro che essere nei cieli. Cioè l'idea è che se parli con i verbi all'infinito ti capiscono. Quando esce sta notizia, Nanni fa una giunta. Questo, dopo sta scena, si siede e di colpo dice: ma io sono un italiano come voi, io parlo italiano, sono un italiano come voi, cosa credete? Io sono stato battezzato, che ho fatto la comunione, cresimato, no. Ma avete letto i giornali? No, avete visto la televisione? 10% di azioni Fiat sono in mano alla Libia di Gheddafi, il 10% dei dipendenti deve essere di religione musulmana. Io ero cattolico come voi, ma per trovare lavoro mi sono convertito. E lì partiva la domanda provocatoria. La chiave di tutto era: ho fatto bene o ho fatto male? Tutti: hai fatto benissimo. Dimmi come si fa, lo faccio anch'io. In un'Italia dove il 99% sono battezzati, quindi la fede è proprio granitica, capito? E quando io ho detto al mio direttore, che era Mimmo Scarano, il direttore di Rai 1, perché lui voleva sapere da me man mano cosa succedeva, gli ho detto: Mimmo, guarda che è venuta fuori una scena stupenda. E lui diceva: ma calma, questa è Rai 1, questa è la rete democristiana,
ci giochiamo il posto tutti, che trova qualcuno che dica, trovate qualcuno che dica hai fatto male. Naturalmente non l'abbiamo trovato. Io ho detto, da figlio di buona donna, ho detto a Nanni, prendiamo qualcuno che faccia finta, dai, un ragazzo. Stiamo girando l'Italia, in qualche cittadina ci sarà una scuola di recitazione. Prendiamo uno che ha 20 anni, che ha voglia di fare sta parte, e noi Nanni non c'è tanto niente da fare, non ha voluto saperlo. Quindi è finita lì. È finita. Poi c'è stato anche un caso in cui ho fatto lavorare, pensate, mia figlia Giovanna, che adesso ha 57 anni, allora faceva quarta elementare, ne aveva 9, perché avevamo scritturato un bambino che doveva fare una scena da bambino, scritturato con tutti i contratti fatti, eccetera. È complicatissimo scritturare un minore, devi pagare anche un adulto che lo accompagni, che si prende la responsabilità, documenti, ufficio di igiene, non mi sto a dire. Solo che alla vigilia di venire, questo bambino scritturato era un piccolo genio del doppiaggio. Apparteneva a una famiglia, sapete, in Italia il doppiaggio è appannaggio di famiglie. Il doppiatore, se vuoi fare il doppiatore, devi appartenere a una di queste. Non sono tante, sono 3 o 4. Questa famiglia Rossi era una di quelli che papà, la mamma, la nonna, gli zii, i cugini, tutti i doppiatori. E sto bambino era un piccolo genio. E si vede che ha trovato lavoro. Avrei potuto fare cause, figurati. Tanto, e Nanni si era arrabbiato moltissimo. Dico, senti, l'unica cosa che posso fare, chiedo il permesso al direttore, scavalcando tutte le regole, vado a casa, prendo mia figlia, se mia moglie è d'accordo, la porto con me. E così è successo, l'ho portato a Napoli, e poi da Napoli abbiamo preso il treno per Roma, e lì è successo lo scherzo. L'aiuto regista, che era una signora di una certa età, che purtroppo è già mancata, il nome non me lo ricordo, e lì ha fatto la parte della mamma. Nello scompartimento c'era mia figlia lì, seduta a metà dello scompartimento, tutti gli altri viaggiatori ignari, lei che dice a un certo punto, parte lo sketch, dice Giovanna, mia figlia si chiama proprio Giovanna, dice Giovanna hai fatto i compiti? Sì mamma, li ho fatti tutti, devo fare ancora il tema. Ah, che tema è? Che tema è? Dici che tema è, così magari ci facciamo aiutare da questi signori. Il tema era il 29 novembre, una data scolpita nel cuore di tutti gli italiani. Cosa è successo il 29 novembre? E nessuno che osa dire che non lo so. E si sono inventati delle cose stupide. E quella puntata lì c'è, la puntata io l'ho riversata perché c'è dentro mia figlia, ce l'ho a casa. Non li trasmettono più, perché tanto non è in bianco e nero, ma non è soltanto per questo, lì non li trasmettono più perché le liberatorie non valgono per sempre, anche se io ti autorizzo a mandare in onda la mia, ma adesso non so una scadenza. E poi non so bene perché non hanno più, però alle Teche Rai ci sono, tanto ogni tanto le fanno vedere, ma non in onda. Non, sei contento di me? Sì, tu sei contento di me? Allora, qui i capitoli nel libro, voi immaginerete, sono tantissimi, perché sono tantissime le persone che Bruno ha incontrato, gli episodi, eccetera. Forse l'ultima cosa, se hai voglia di raccontarla, potrebbe essere, perché tu ti sei presentato all'inizio come invisibile. Ed effettivamente è vero, perché lui faceva il cameraman. Lui ha ricordato all'inizio, perché noi abbiamo scovato il suo esordio come cameraman al Festival di Sanremo nel 1965. E quindi c'era questo episodio tuo di... vorrei contare quello? Di quando hai fatto l'esordio sul festival, che ti hanno messo nella telecamera più importante che ti ha spinto. No, perché anche lì ero appena entrato in Rai, quindi come se, è giusto che sia così, c'è una gerarchia. Al festival i cameraman erano, adesso sono molti di più, ma allora era un solo pullman di riprese, erano 4. Più anziano era quello che era sul dolly centrale, il dolly era quel carrello manovrato da un carrellista, che però ha anche la possibilità di fare un braccio che si può alzare, scendere. Su questo grande dolly c'era un grande zoom, era fino a 40 pollici, quindi poteva prendere sia il totale che andare sulla faccia dei cantanti. Poi due camere, una camera laterale, uno davanti che prendeva il pubblico, che dava le spalle alla platea e con un carrellino su tre ruote gommate andava avanti e indietro, riprendeva. Fate conto, questo sia il palcoscenico, qui ci sono i cantanti, lì c'è l'orchestra e là c'è il pubblico.
questo cannellino camminava dando le spalle andava su e giù, inquadrava il pubblico quando applaudiva, no? In teoria io sarei dovuto andare lì perché era l'impegno meno, l'incarico meno impegnativo, perché tanto inquadri il pubblico, va bene tutto. No, il più anziano, quello che aveva più, avrebbe avuto diritto, si chiamava dello Serio, aveva voluto andare lì, sapete perché? Perché lui aveva moglie e figli, e uno dei figli aveva messo incinta una ragazza e aveva dovuto prendersela in casa, quindi aveva bisogno di soldi. Quindi lui inquadrava i commendatori milanesi, i quali se li riprendeva gli davano 10.000 in tasca. E quindi lui aveva preferito quel ruolo. Io ero sul palco, ti ricordi? Ho fatto una foto con Jim Pitney e Eva Zanicchi. Ero lì che sul palco inquadravo il maestro che dava l'attacco, e quindi dalla regia, quando il maestro faceva il gesto, potevano staccare. Era tutta una cosa casereccia, una cosa fatta in famiglia. Pensate che la RAI chiudeva i programmi. Alla RAI alle 11 di sera, chiuso, si finiva, anche se il festival va ancora avanti, chi se ne frega. Noi alle 11 di sera abbiamo finito, capito? Pensate adesso cosa sarebbe. Adesso era così, ve lo garantisco. Tante volte alle 11 si sfumava e il festival andava avanti per conto suo. Perché la RAI era la RAI, comandava lei. Poi la gente la mattina dopo doveva andare a lavorare, mica può andare avanti fino alle 2 di notte. Quindi immaginatevi un po', io ero lì che dovevo inquadrare il maestro e di fianco a me c'erano i cantanti in attesa di entrare in scena. E quando fanno il gesto di entrare in scena c'è l'aiuto regista che è sotto, che gli fa un gesto alla Zanicchi, che era debuttante quella volta, che aveva già 24 anni, però non era una ragazzina. E lei rimane bloccata, si vede che capisco anche che l'idea di debuttare a Sanremo non è uno scherzo. Ti viene il panico, il crack, come si chiama. E dalla regia in cuffia mi dice: dalle una spinta. Io mi sono praticamente forte, altrimenti volava giù. Però non ho mai detto che ero io quello che era. E quindi era una cosa tu non ce l'hai quel libro, peccato, perché il libro viene costruito bene, queste storie. C'è una foto di Claudio Villa che scende dal treno portandosi la valigia. Pensate, adesso arrivano dietro con tutto l'ambaradan, ogni cantante ha 20 persone che l'ufficio stampa, il coso, tutto, lo psicologo, tua sorella, madonna, il nutrizionista, il dietologo, anche l'armocromista, sì. E quindi era un bel momento. Ma pensate, quando il 58, io non c'ero ancora, me l'ha raccontato, il 58 è l'anno di Modugno, Volare, bene. Il regista, lui prova e salta in aria, così. Il regista disse all'aiuto regista, che era Massimo Scaglioni, che poi me l'ha raccontato: se vai a dire a quel tale che canti quello che vuole, ma che non faccia i salti, perché esce dall'inquadratura. Cioè, capisci? Quello sta cantando una canzone che ha venduto 48 milioni di copie, che è il più grande successo mondiale della canzone italiana, e tu gli vai a dire: fai quel cavolo che ti pare, l'importante è che non salti. Capito? Mentre questa era perché dominava, c'era solo quella, capisci? E poi allora Modugno non era, ha documentato una cosa bellissima, digliela tu. No, vabbè, sai Bruno, dato che il tempo stringe, volevo invece coinvolgerti ancora su un particolare, forse l'ultimo episodio che possiamo raccontare. Allora, dicevo prima, cameraman che è invisibile, però poi tu a un certo punto diventi visibile perché diventi personaggio televisivo. E lì, fra i tanti personaggi che tu hai incontrato, hai fatto il produttore per Fantastico, quindi la RAI ti aveva dato questo compito, e a un certo punto da produttore di Fantastico, e dovevi seguire Celentano, lì, per chi di voi si ricorda, appare finalmente questo signore in televisione. Hai voglia? Chiuderei con questo. Facciamo un applauso di incoraggiamento a questo ragazzino. Dai, sì. Applaudirete il mio funerale, adesso non lo voglio. Si applaude il funerale, adesso non mi pare. Allora, mi sta portando già la metto sulla cassa d'amore. Va bene, no, io dirò non fiori ma cremini. Però
potendo scegliere. Ad ogni modo, ho goduto come un riccio per anni a fare il produttore. È proprio il lavoro mio, l'organizzatore di produzione, cioè quello che mette insieme i pezzi, no? La macchina, no? Dicevo proprio lasciare la macchina. È complicato, non per vantarmi, una serie di variabili infinite, contratti, ballerini, comparse, gli orchestrali, i tecnici, la rave, la fava, di tutto, di più, gli scioperi. Quindi era proprio il mio mondo, facevo centinaia di telefonate tutti i giorni. Comunque è così, allora torno a Torino per ragioni di famiglia, sto a Torino 10 anni, quando ho 50 anni mi chiamano da Roma, mi chiama il direttore della RAI, mi chiama alle 11 di sera, la vigilia di San Giovanni a Torino è festa patronale, siamo nell'87 forse. E mi chiama e mi dice ti metto in diffusione la telefonata, siamo qui riuniti, siamo disperati perché abbiamo affidato la conduzione di Fantastico a Celentano, perché tutti erano andati via, erano andati tutti da Mediaset con contratti favolosi, la Carrà, Baldo e tutti quanti. Erano rimasti Renzo Arbore e Celentano, ma Arbore ha detto no grazie, perché Fantastico è una macchina da guerra, c'è di tutto, balletto, scherze, umorismo, cantanti italiani, cantanti stranieri, due concorsi, il notaio, le estrazioni. Della Befana, no? la lotteria, una cosa, un ambaradam infinito. Adriano si fa diventare matto, non capisce come funziona, ha tese assurde e noi non sappiamo come fare a spiegargli. Abbiamo deciso che tu sei l'unico in grado di farlo, quindi tu per favore per 6 mesi ti diamo una grande autonomia di movimenti, di spesa, carta bianca, diventi suo amico. E poi gli spieghi durante tutto l'estate come funziona. E io così ho fatto. Lui sapeva che sarei arrivato, sono arrivato a Calviate, sono andato alla porta, lui ha aperto, mi ha puntato il dito, mi ha detto tu sei Gambarotto, io gli ho detto, e tu sei Celentano. Siamo quasi coetanei, lui ha solo 6 mesi meno di me, ma ne dimostra molti di meno, perché lui mangia poco, si tiene, eccetera. Non mangia cremini, perché per lui. Mangia una mela cotta al forno, beve acqua non gasata a temperatura ambiente, comunque lasciamo perdere. E io lo seguo, viviamo insieme. E io uno dei compiti è quello di spiegargli il gioco dello sponsor. Lo sponsor è la Procter & Gamble e ha due giochi a premi, uno legato un detersivo. Detersivo dice costa, il fustino costa 6.000 lire. Noi lo comprate, date 6.000 lire, però noi di queste 6.000, 1.000 le usiamo per costruire un villaggio in Africa, ma l'hanno poi costruito. Solo che ci hanno invitati a inaugurarlo e Adriano non ama volare, non ci siamo. Peccato. L'altro sponsor era caffè Splendid. Comprate 3 tipi di caffè, ma sempre Splendid ovviamente, no? Arabico, forte, decaffeinato, tua sorella, quella roba. Ritagliate le parole d'acquisto e mandatele a questo indirizzo, noi vi estrarremo dei ricchi premi, eccetera. Lui quella sera lì ha voluto fare un monologo, poi se l'è dimenticato. Io gli ho detto dimmi cosa vuol dire, io ti aiuterò con dei sistemi di memoria, con un rullo, deve essere una sorpresa anche per te. Poi lui ha voluto fare il direttore artistico, il conduttore, il cantante, il presentatore, l'intervistatore, tutto. E alla fine è andato nel pallone, non si ricordava più cosa voleva dire. Partì il 3 ottobre dell'87, questa prima puntata attesissima con lui con i suoi silenzi. Camminava su e giù, e pensate, 14 milioni di italiani ci stavano vedendo, e lui è andato completamente attorno. Poi si è un po' ripreso ed è riuscito a presentare lo sketch del detersivo. Ma alle 11 di sera, quando è partito partire la musica dello slogan, era un pezzo di una sua canzone, una tazza di caffè. Dice, adesso sì, dobbiamo parlare di un caffè, cioè dovete comprare 3 tipi di caffè. Diversi però, quelli diversi lo hai poi ingannato, diversi perché uno
sono sicuro che è splendido. L'altro, non vorrei sbagliare, ma forse è la pazza, quindi figuriamoci. Scene di, una scena isterica della, della signora della Procter & Gamble che fa il testo di stracciare il contratto. Il mio direttore che si incazza con me, detto, abbiamo, sei stato incollato a lui, una fortuna, tutte le sere brindavate a champagne, ma figura. E non sei stato neanche capace a spiegare il gioco al cioccolino. E provaci tu se ci riesci. Dopodiché quella settimana di fuoco dal 3 al 10, che la seconda puntata va insieme al 10, e tutto gira attorno a quello, Adriano non ne vuol sapere. Non ne vuol sapere, dice no, poi ne parliamo, è arrivato il venerdì, sì, ma Adriano, ma dobbiamo provare questa scena, non possiamo andare avanti così. Mi dice, ma no, guarda, facciamo così, te la faccio fare a te, ti chiamo e la fai tu, ti spieghi tu, lo fai meglio di me. Fatti dare un microfono e non dire niente a nessuno, esatto, così facciamo la sorpresa. Lui, il massimo della vita è fare sorpresa. E fare sorpresa, se mi faccio dare un microfono e nessuno in regia lo apre, è come non averlo, ma poi soprattutto non vado a fare una roba senza dirlo al capo. Io sono Rai dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, ho sempre vissuto violento, ti pare che... Comunque, quando vado di nuovo, quando il direttore per l'ennesima volta mi dice, e allora quella cosa, dico, guarda che Adriano vorrebbe che andassi io, ma posso? Io non ho contratti, sono con un contratto da organizzatore, cosa faccio? E no, tutto quello che vuole, tutto, ero disperato. E allora lui quella sera lì mi chiama, dice, ci sarebbe già spiegare un gioco, però lo chiamo un mio amico, non lo fa meglio di me, mi chiama, cerca di farmi sbagliare in modo amichevole, perché è una scherza che facevamo già da tanto tempo. La gente ride, quando torna dietro alle quinte, Maurizio Milani, che era uno degli attori che faceva gli scherzi, mi ha strappato tre risate e due applausi, perché gli attori contano quelle cose lì. E nella notte Adriano mi telefona, Adriano aveva degli amici, con i quali, quindi questa è una sua grande furbizia, degli amici che non c'entrano niente col mondo dello spettacolo. Se tu sei un cantante e chiedi a un tuo collega cantante com'è andata, quello non ti dirà mai il fatto scritto, no? C'è un minimo di diplomazia. Lui telefonava a questo veterinario, un gommista, un medico, e per sapere com'è andato. E poi mi chiama, perché lui di notte è abbastanza sveglio, mi chiama alle 4 del mattino, mi dice, sai cosa dicono i miei amici? Che tu fai più, che fai più ridere tu di me. E ho capito, alla fine ho pensato, è finita, perché se la spalla fa più ridere dell'attore principale, come no. Invece no, sai cosa facciamo? Mandiamo via tutti, li facciamo tu solo io e te. Dico, no, per amore del cielo. E poi comunque me l'ha sempre fatto fare. Ma io sono andato a dormire quella sera a tardi, ma la mattina dopo sono sceso al bar, perché a Roma Resident, sono sceso al bar a fare colazione e uno mi ha chiesto l'otto. Cioè, è da pazzi sta cosa. Cioè, la sera alle mattine ti cambia la vita. Soprattutto di lì è nato poi tutta una serie di cose, più sollecitazioni, ma anche per un servizio. Mi ha cambiato la vita, ma in positivo naturalmente, se no non sarei qui. Bene, grazie. Bene. Bruno, è tutto un fuori programma, quindi tutta la sua esperienza, le sue memorie in Rai. Allora, davvero, grazie Bruno. Allora, copie del libro di Bruno ci sono lì, ci sono le copie anche del libro di Renata, l'avevamo promesso all'inizio, facciamo assaggiare a questo punto. Avete visto che Bruno ha ripetuto più volte il termine Cremini, chi è seduto era presente all'inizio sa il perché. Allora, adesso vi portiamo a degustare un Cremino? Sì. Uno, solo uno, dice Bruno. Allora, vediamo. Uno per volta. Io direi, ma poi non ce n'è più per me. Allora, cominciamo. Allora, ma scusa, mi comincia. Cioè, ma, sì. Ma, beh. Vuole il cremino, non il libro. Allora, bene. Allora, assaggiate. Questo qual è quello che stai portando? Perché sono diversi. Questo è fondente. Allora, nel frattempo, adesso non possono più applaudire. Nel frattempo, vediamo, prendo. Bruno, tu volevi alzarti o andiamo avanti?
andiamo avanti con la presentazione, che anche ci è arrivata Roberta, e voglio di stare anche ancora qua, no? Roberta Schira, che è qua, adesso aspetta. Pensando, che diceva che dovevi cominciare da qua. Allora, i Cremini diamo la precedenza ovviamente a chi è seduto. Abbiamo detto all'inizio che facevamo una degustazione, quindi dovevate assaggiarlo. Renata, dovevi dire qualcosa. Intanto vi chiederei, allora Roberta, se intanto vuoi venire, ti facciamo accomodare qua con noi. Qua. Allora, vi chiederei un applauso già anche per Roberta Schira. No, rimani, tranquillo. Con grazie. Roberta. Scusi, se le posso chiamare. A bocca chiusa o a bocca aperta? Andiamo. A bocca aperta. Grazie. Poi da perché allora, qui presentiamo, terminiamo con un cioccolatino. Poi dopo con Roberta terminiamo con un aperitivo floreale. Quindi insomma, facciamo tutto l'osi del gusto e quindi... Ma non c'è qualche altra misura? Però no.